Non lo faranno mai, non possono farlo, l'Europa glielo vieta, questa cosa viola la mia privacy, io non darò mai i miei documenti a un ristoratore. In Francia questa cosa non passerà mai, lì non sono le pecorone come noi, scoppia la guerra civile. Queste sono solo alcune delle frasi che questi nuovi costituzionalisti laureati sui social network hanno scritto nelle ultime settimane a proposito del Green Pass. Avevano ovviamente torto, come abbiamo cercato di spiegarli io e tante altre persone. Il Green Pass lo hanno fatto e come, la Corte Costituzionale in Francia ha detto che è assolutamente rispettoso della Costituzione. Questa storia insegna che è meglio fidarsi delle persone che ne sanno più di te su certi argomenti, quindi non vuoi dare retta a me? Dai retta a qualcuno però che ne sa di queste cose, del Green Pass, della privacy, della Costituzione. Non ascoltare tuo cugino che l'ha sentito al bar dal giudice del vicino che l'altra volta alla Fiera dell'Est mio padre comprò, ok? Quindi Green Pass in vigore dal 6 agosto in Italia, non sto a spiegarti dove, come, eccetera, ho già fatto un sacco di altri video su quali sono le regole. Controlleranno appunto i ristoratori, gli esercenti, quelli che gestiscono le attività dove devi entrare, hanno diritto di chiederti il Green Pass, possono chiederti un documento. Non è ancora in vigore, non serve ancora per gli autobus e per i tram. È inutile che fai battute, ah, posso andare qua col Green Pass ma poi torno a casa senza il Green Pass. Si cerca di trovare un compromesso, no? L'hai capita questa cosa? Altrimenti torniamo dove eravamo la primavera del 2020. Gli autobus e i tram servono anche per andare a lavorare, forse sarà obbligatorio da settembre, si vedrà. È una questione di compromessi, di equilibrio. Ah, poi c'è quella cosa che, su cui tenevate tutti alla Camera, al Senato, è obbligatorio anche per entrare alla Camera, al Senato, che sembra che fosse la cosa che determinante, ma perché non lo mettono obbligatorio in Parlamento? Qualcuno mi ha scritto, non ti vuoi esporre su questa cosa, come se si parlasse della pena di morte o di chissà che altro. Comunque obbligatorio anche alla Camera e al Senato, così sei contento. Quante volte sei andato alla Camera e al Senato? Ma cosa te ne frega?